Signori, buonasera. Grazie per essere presenti. Oggi, come tutti sappiamo, celebriamo un momento che è importante, che è il momento culminante di quello che è stato il vostro impegno in questi giorni, un impegno profuso che ha visto così modulare un corso per la formazione di voi operatori di protezione civile di oltre 30 ore. Io, prima di passare agli attestati preparati in modo ufficiale, quindi che verranno tra poco rilasciate le signorie vostre, voglio ringraziare ufficialmente in primis il coordinatore Felice Mauro Russo, consigliere coordinatore protezione civile, che ha così, oltre che partecipato insieme alle signorie vostre alla formazione professionale, ha organizzato e condotto, diciamo, in modo encomiabile questo corso. E nonché non posso non fare i miei ringraziamenti al docente, dottor Angelo Bruno, in doppia veste, in questo caso come docente e come anche comandante della Polizia Municipale di Montacuto, nonché responsabile del servizio di protezione civile. Quindi chi meglio di lui poteva qualificare i loro signori che, a quanto pare, hanno tutti quanti superato la prova finale e quindi il rilascio di questa attestazione di operatore di protezione civile. Allora noi vi chiameremo una alla volta per rilasciarvi questo attestato, quindi inizieremo con la sottoscrizione da parte del docente e iniziamo con Antonello Cavallari. Antonello Granato. Gianni Russo. Loris Cautillo. Il docente mi correggeva giustamente Cutillo, ma non si è offeso. Grazie. Pier Lorenzo Marinaccio. Vincenzo Raffa. Allora, diamo atto comunque dell'assenza per motivi lavorativi e personali di altri tre operatori, Giovanni Labriola, Pasquale Di Benedetto e Raffaele Chillo, i quali ritireranno l'attestato, adesso poi saranno sottoscritti dal docente e da me e li faremo ritirare. Poi sono rimasti i tre attestati, i quali io lasciati per ultimo, insomma, per fare dei ringraziamenti. Il primo lo diamo a Pierluigi Lamanna, che è il coordinatore nominato dall'Assemblea e quindi dal Comitato all'unanimità, dal coordinatore del gruppo comunale di protezione civile.
l'altro, permettetemi, al nostro comandante della Polizia Municipale, il quale ha dimostrato ancora una volta che non si finisce mai. E ultimo, ma non ultimo, al coordinatore, consigliere, felice Mauro Russo. Grazie, troppo. Aspetta un attimo, aspetta che... Sindaco, un altro. Poi... Raffaele. Ah, ecco, è arrivato anche Raffaele, Grillo. Vieni, 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 Raffaele. Giusto in tempo. Vieni da dietro. Gianni Cirignano. Gianni Cirignano. Mazza. Mazza. Prima. Prima di salutarvi, vi voglio ancora una volta ringraziare. Così come ho detto poc'anzi, le vostre attività sono encomiabili per un altro motivo, un altro aspetto, perché sono comunque animati da uno spirito di volontariato, e questa è la cosa che contraddistingue voi rispetto a tanti altri operatori. Grazie, facciamone buon uso.